Sì, grazie Presidente per la parola. Ci tengo ad iniziare così il mio discorso. La discarica di Malagrotta non è stata chiusa dal Partito Democratico nel 2013, ma fu chiusa da un'infrazione europea, ma soprattutto dalla volontà dei cittadini della Valle Galeria che hanno combattuto per anni per difendere i loro diritti e per difendere il loro territorio. E questo è bene ribadirlo, perché cavalcare la chiusura della discarica di Malagrotta dicendo che è merito dell'ex sindaco Marino, l'astronauta, no, che doveva cambiare le sorti, il marziano che doveva cambiare le sorti di questa città, è bene ricordare che invece la discarica fu chiusa grazie all'impegno dei comitati, delle persone che hanno dato la loro vita, perché molte persone hanno perso la loro vita per difendere il proprio territorio. E voi oggi non dite apertamente che non volete una discarica, ma parlate di commissariamento, parlate di ATO, parlate di linee guida di un piano regionale, perché oggi si sono discusse le linee guida del piano regionale e non si è approvato il piano regionale fermo al 2012. Questo è aberrante, una regione che ha avuto un quinquennio con l'assessore Boschini che poteva preparare un piano regionale di trattamento dei rifiuti virtuoso per la regione Lazio e per la città, oggi è inesistente. Il tempo lo avete avuto per dare al territorio laziale un'impiantistica sostenibile che potesse richiudere finalmente il ciclo di rifiuti a Roma, perché oggi AMA ha il compito di ritirare i rifiuti su strada. Noi abbiamo fatto un passo in avanti, cioè quello di presentare oggi delle linee guida di un piano industriale che darà una visione circolare a questa capitale, cosa che voi negli anni, in 20 anni, non avete avuto il coraggio di fare. E avete avallato e foraggiato il sistema Cerroni per tutti questi anni. Questo è inaccettabile! È inaccettabile! Oggi, quello che dovete fare è aiutare e sostenere questo comune al fine di arrivare ad un piano industriale virtuoso, e dovete avere il coraggio e l'onere di essere umili e abbandonare la vostra arroganza, un'arroganza che vi ha portato al fallimento, perché questa città l'avete persa per colpa vostra. Presidente, noi porteremo a breve il tema di Malagrotta in Commissione Ambiente, perché è dal 2013, perché ricordiamo che voi avete socchiuso la discarica di Malagrotta, non l'avete chiusa, l'avete socchiusa, perché ad oggi attende ancora l'operazione di capping e della bonifica, cosa che la Regione se ne sta altamente disinteressando, e questo è vergognoso, vergognoso per i cittadini romani, per i comitati e per la nostra nazione, perché un territorio di Malagrotta che è stato vessato non è solo il territorio di Malagrotta che sta pagando questo inquinamento ambientale, ma saranno i nostri figli, saranno i figli dei nostri figli. E voi avete l'obbligo e il dovere di pungolare la Regione Lazio affinché possa intervenire sulle operazioni di capping. E vi ricordo che il monitoraggio ambientale della Valle Galeria, portato avanti dalla nostra sindaca e dalla città metropolitana, è avvenuto grazie a noi. I fondi sono stati trovati grazie a noi. Nel 2013 vi erano 3 milioni e mezzo, somma mai utilizzata e mai spesa a beneficio dei cittadini della Valle Galeria e di Malagrotta e dei cittadini romani tutti. Oggi si propone l'ATO, l'autosufficienza per questa città. Dateci le risorse, dateci i mezzi, dateci le finanze per costruire degli impianti. Non soffocate questa città, una città che sta riparando i debiti che voi avete creato e che noi stiamo risanando. È uscita adesso, Presidente, vorrei terminare, è uscita adesso un'ansa dove si chiede di dotare Roma, una vostra ansa dal vostro partito, dove si chiede di dotare Roma di alcune discariche per poter conferire 2 milioni e 700 mila tonnellate fino al 2025. Questo lo avete detto voi adesso e chiediamo una smentita su questo comunicato, perché ci state prendendo in giro e state prendendo in giro i cittadini romani.
Presidente, io concludo dicendo questo, che noi qui oggi ci stiamo mettendo la faccia e stiamo difendendo quei cittadini che speravano nella Regione Lazio affinché desse delle linee guida sostenibili, virtuose per questa regione e per questa città. Invece avete tolto la maschera. Un'altra volta avete tolto la maschera e un'altra volta state foraggiando e state sostenendo un sistema che ha distrutto e danneggiato l'ecosistema di questa città. E noi a questo ci opporremo con tutte le nostre forze. Grazie, Presidente.